Abbiamo recentemente chiesto di modificare questa pista ciclabile, una pista ciclabile che è diventata a Rimini quasi famigerata. Abbiamo chiesto di modificarla e di fare in modo che si possa liberare il marciapiede e costruire tutta la pista ciclabile bidirezionale a terra. L'attuale sede occupata tra il marciapiede e la sede stradale, appunto, è di dimensioni sufficienti, di questo abbiamo avuto conferma anche dagli uffici dopo un accesso agli atti e una interrogazione, è sufficiente per costruire una pista bidirezionale. Quindi saneremo quella che a tutti gli effetti è considerata da tanti un vero obbrobrio. Guardate le persone che devono correre sul marciapiede insieme ai pedoni, creando situazioni di pericolo e anche situazioni poco chiare. Quindi quello che noi chiediamo è di intervenire. Le possibilità sono concrete, è sufficiente per il codice della strada inserire uno spartitraffico ai bordi della pista ciclabile che in questo momento è a terra, sarebbe possibile farlo. Come potete vedere, questa pista di fatto è già utilizzata in modo improprio in entrambe le direzioni a terra, quindi è possibile farlo. Potremmo andare anche a ricercare quei finanziamenti che la regione ci ha negato, perché questo progetto è un progetto che alla regione non andava bene. Potremmo farlo cercando fondi in regione, ma cercando anche risorse che sono presto saranno sbloccate nel decreto del fare grazie a un emendamento del Movimento 5 Stelle che potrebbe liberare 12,5 milioni di euro proprio per le piste ciclabili. Quindi il progetto lo si può fare, serve un'azione politica, noi chiediamo che si faccia, facciamo scendere questa pista ciclabile da marciapiede e rendiamo questa ciclabile davvero fruibile e sicura per tutti i cittadini di Rimini. Per fortuna che ci sono i pali in mezzo alla ciclabile.